La ripida lunga scala che porta alla chiesa della Araceli e la dolce cordonata che invita a raggiungere la piazza del Campidoglio testimoniano una millenaria convivenza di tradizioni sacre e profane, che hanno determinato l'identità del Colle Capitolino come centro religioso e politico della città. In origine il colle era caratterizzato da due alture boscose, l'Arx e il Capitolium, separate da una piccola valle centrale. Già nell'età del bronzo, circa nel 1000 a.C., il luogo era abitato. Ricerche archeologiche hanno confermato la tradizione che narra che lì ci fosse l'asylum, un insediamento che Romolo avrebbe edificato per accogliere gli abitanti dei centri vicini. Attorno al 500 a.C. fu costruito il tempio di Giove Capitolino, che rappresentava il traguardo ultimo delle cerimonie trionfali dei generali vittoriosi. Prigionieri e bottini di guerra sfilavano lungo la via sacra fino al tempio. Nell'altura boscosa vicina, l'Arx, dove ora è situata la chiesa dell'Araceli, era collocato il tempio di Giunone Moneta, sede della zecca di Stato. Alla fine dell'età repubblicana fu edificato il Tabularium, sede dell'archivio di Stato, di cui si conservano le possenti mura che si affacciano sul Foro Romano. Nel corso del tempo, la sacralità del colle fu celebrata con la costruzione di altri santuari. Nei testi medievali dei Mirabilia Urbis Romae è ricordato che Capitolium è chiamato perché era il capo di tutto il mondo, perché vi abitavano i consoli e senatori per governare la città e il mondo. Per tutto il Medioevo il Campidoglio fu conteso tra papi, imperatori e famiglie influenti che aspiravano a collocarvi la propria residenza. Poi fu sede della prima formazione comunale, che nacque nel XII secolo, in seguito ad una rivolta antipapale che insediò una magistratura composta di 50 senatori. L'instabile equilibrio tra potere papale e autonomia comunale portò alla ribalta Arnaldo da Brescia, un canonico agostiniano, che si mise a capo di una delle frequenti rivolte antipapali. Fu costretto a fuggire e infine fu condannato a rogo dal tribunale ecclesiastico. Non meno sfortunata l'avventura di Cola di Rienzo, figlio della Roma popolare, che divenne tribuno del popolo. Rafforzò l'autonomia comunale a danno del potere papale e delle nobiltà locali, ma il delirio di grandezza lo condusse a morte violenta, per mano di quel popolo che lo aveva inneggiato. Alla fine del XIII secolo il palazzo senatorio fu modificato con l'innesto di una loggia che affacciava verso Campo Marzio, su una piazza che accoglieva un mercato. Per la prima volta la faccia principale del palazzo senatorio volta le spalle al foro. I primi statuti cittadini stabilirono che il governo della città fosse affidato ad un solo senatore straniero, affiancato da tre rappresentanti dei nuovi ceti sociali, i conservatori. Nella prima metà del 400 la contesa tra papi e antipapi portò a munire il palazzo senatorio di torri di difesa e fu trasformato il vecchio palazzo dei capitani del popolo per farne la sede dei conservatori. Una convivenza conflittuale tra papato e istituzioni comunali trovò un compromesso nella distinzione tra poteri, sanzionata da Sisto IV, che fece omaggio alle autorità della città di Roma che erano insediate nel Palazzo dei Senatori di due grandi bronzi di epoca romana, la lupa posta sulla facciata del Palazzo dei Conservatori e il ritratto dell'imperatore Costantino. Michelangelo entrò in scena nel 1537 su incarico di Paolo III Farnese, il quale per prima cosa lo incaricò di trasferire dal Laterano, dove era custodita, la statua bronzea di Marco Aurelio. Allora si riteneva che la statua rappresentasse Costantino, che fu il primo imperatore cristiano. Con il tempo si fece strada la giusta attribuzione a Marco Aurelio, che passò alla storia come l'imperatore filosofo, giusto e pacifico, che infatti è rappresentato non armato, con un braccio teso, interpretato da alcuni storici come un atto di clemenza e da altri come se la mano reggesse una pergamena.
Michelangelo stabilì il punto esatto di collocazione della statua, che divenne il perno della composizione architettonica della piazza, che, ricordiamolo, rappresenta la prima piazza compiutamente disegnata della città. La prima operazione a cui si accinse Michelangelo fu di mettere in relazione gli elementi planimetrici con le caratteristiche altimetriche. Il piano della piazza, nella sella tra la collina dell'Araceli e il Monte Caprino, inducono Michelangelo a regolarizzare simmetricamente i dislivelli e a realizzare le due scalinate quasi simmetriche che conducono alle quote preesistenti. È possibile rintracciare una linea che unisce non perfettamente la quota della scalinata del palazzo senatorio con le quote delle scalinate laterali. Da considerazioni di natura altimetrica è possibile che fossero influenzate le scelte di Michelangelo in relazione agli ordini architettonici, quello del palazzo senatorio e i due ordini, maggiore e minore, dei palazzi gemelli. Il palazzo senatorio fu trasformato inserendo una imponente facciata con lesene giganti, uno scalone monumentale che raggiungeva il piano nobile, dove stava l'aula del senatore che poi divenne sede del Consiglio Comunale. Fu inserita una fontana e collocate le statue dei fiumi che giacevano davanti al Palazzo dei Conservatori e un'antica statua della dea Minerva seduta. Il Palazzo dei Conservatori fu trasformato radicalmente, inserendo un nuovo loggiato con un ordine gigante di lesene corinzie. La statua di Marco Aurelio, allineata con il centro del Palazzo Senatorio, stabilì un asse principale, dal quale divergeva l'allineamento del Palazzo dei Conservatori. Seguendo le regole della simmetria, Michelangelo decise che fosse ugualmente divergente il gemello Palazzo Nuovo, che fu completato solo nel 1667 sotto il papato di Alessandro VII. Con il progetto dei due palazzi gemelli, Michelangelo chiude la piazza e ne fa un'entità autonoma che mette fuori gioco l'incombente chiesa dell'Araceli. La giacitura antiprospettica dei due palazzi produce un effetto di avvicinamento del palazzo senatorio, rendendo ancor più compatta l'intera composizione. Il disegno della piazza, di forma assimilabile ad un'ellisse, entra in dialogo con la giacitura orizzontale dei palazzi attraverso i gradini del bordo esterno, che denunciano la convessità del suolo. La rampa cordonata verso la città fu realizzata da Giacomo della Porta in parziale difformità dal progetto michelangiolesco, ma una serie di accorgimenti, come l'allungamento dell'ultima rampa, producono un effetto che corrisponde perfettamente all'intento michelangiolesco di costruire una balconata verso la città. Successivamente il complesso fu perfezionato dall'inserimento delle statue dei Dioscuri rinvenute nella zona del ghetto e rimosse dalla grande fontana monumentale collocata all'Esquilino. Michelangelo disegnò il pavimento secondo linee geometriche complesse, un intreccio di archi di cerchio che sembrano generati da una stella a 12 punte, posta sotto la statua di Marco Aurelio. Il pavimento fu realizzato, sebbene non perfettamente come Michelangelo l'aveva disegnato, solo nel 1940, nello stesso anno in cui la statua di Marco Aurelio fu smontata e conservata in un luogo protetto per salvarla dai bombardamenti. Dopo un restauro del 1980, la statua originale è conservata nei Musei Capitolini e in piazza è collocata una copia. Il progetto di Michelangelo appare tanto vicino alla perfezione compositiva che è difficile immaginare che ci siano ancora trasformazioni di questo luogo denso di storie e di cambiamenti. Il Campidoglio è l'archetipo della piazza, è uno spazio pubblico per eccellenza, simbolo di perfezione architettonica. L'avvicendarsi nel corso di 3.000 anni delle più diverse forme di potere e di rappresentanza ne fanno un luogo simbolico della storia politica dell'Occidente.
è stato ed è tuttora il più ambito palcoscenico della città di Roma, dove si alternano location cinematografiche, giochi di luce, manifestazioni di protesta, manifestazioni musicali. Il male vero del nostro tempo è che non ci sono più i grandi maestri, la strada del nostro cuore è coperta d'ombra. Ma la storia non finisce qui, perché l'opera è innocente, che colpa ha? È il pittore che è colpevole, il comune. Allora l'opera si rifà sul pittore, in che modo? Mettendolo alla gogna. Così. Molto legato al mondo della musica è questo, sì, vero? Assolutamente sì, perché appunto senza il tuo respiro, senza la tua luce, senza la tua mano. È il luogo dei Musei Capitolini, dove è conservato un ricco patrimonio di storia ed arte romana. È il luogo dei matrimoni civili. Qui si concentrano la storia e le funzioni civiche della Roma Caput Mundi.